Personale e professionale, per essere molto contento, Paolo, di essere qui con te a chiacchierare di Ovo Sodo. Io avevo visto questo film nel 10 anni fa, quando dirigevo la Mostra di Venezia. Il film fu selezionato con molto entusiasmo, provocò due reazioni. La prima, ed è molto singolare, la prima fu come mai un film di commedia viene selezionato per un festival d'arte cinematografica, un festival di cinema, che tendenzialmente tende a non mai scegliere film di commedia. I festival difficilmente prendono film di commedia, sono molto rari. E l'altra bellissima faccia della questione fu che la giuria, che era presieduta da Jane Campion, amò talmente tanto questo film che ottenne il premio speciale della giuria, cioè il secondo premio del Festival di Venezia. Il primo è il Leone d'Oro, che andò a Takeshi Kitano quell'anno. E Paolo Virzì entrò nel firmamento delle star del cinema italiano, premiati. Da molti anni l'Italia non vinceva a Venezia. Fu una bella soddisfazione, perché non ci aspettavamo. Partiamo da questo, poi arriveremo molto al film. Divertente, io arrivai a Venezia portandomi dietro una comitiva, un'allegra combriccola di ragazzacci livornesi che aveva fatto il film. Il ragazzo Gabriellini, quello che fa Piero, il protagonista, fu bloccato dalla security dell'Excelsior, no? perché non aveva documenti, aveva questa faccia un po' da magrebino, aveva uno zainetto sospetto, e lo perquisirono, non lo volevano fare entrare, se ne stava andando perché avevano preso un mezzo terrorista. E gli altri erano tutti esaltati, molti di loro non avevano mai dormito in un albergo in vita loro, e facevano insomma bagordi con il frigo bar dell'hotel a spese della mostra, e soprattutto la sera della proiezione in sala grande, quella alla presenza di tutta la giuria capitanata da Jane Campion, dove c'era Francesco Rosi in giuria per l'Italia, felice venne a salutare com'è la cerimonia, com'è il rituale i presenti in sala. Insieme a me, appunto, c'erano tutti questi ragazzi, quello che faceva Piero, quello che faceva il vicino di casa Mirko, e si presentava dicendo: sono felice, sono felice. E tutti i ragazzi venivano a me dicendo: ma chi è questo signore felicissimo? Che era, come mai così felice? E gli spiegai che era il suo nome. Diceva: deve essere un tuo amico, era tanto felice che era. E fu divertente perché noi andammo lì senza nessuna aspettativa, anzi già decisamente lusingati di essere stati selezionati nel concorso della mostra, e il fatto che riscuotemmo successo, un riconoscimento così importante, insomma ci sorprese. Anche poi fu un bellissimo viatico per il destino commerciale del film, perché il film che era programmato per uscire in realtà nell'inverno fu deciso dall'epoca senatore Cecchi Gori, che l'aveva prodotto, di uscire subito, immediatamente, quindi senza neanche trailer, manifesti, pubblicità. La pubblicità fu Venezia, e il fatto che aveva fatto un certo clamore a Venezia, e fu uno dei maggiori incassi della stagione, anche grazie al fatto che ci fu il flop del seguito di Jurassic Park, di un altro paio di film americani che andarono male, quindi ne beneficiammo. E a tutt'oggi è ancora il principale incasso della mia carriera, anche se all'epoca c'erano le vecchie lire, insomma.
così. Poi gli voglio bene perché ha segnato per me un legame molto forte con la mia città, però magari di questo ne parleremo. Infatti sarà uno dei temi che affronteremo. Una delle tradizioni, direi che ormai questo è il quarto anno di questi incontri, che caratterizza la prima domanda, che sembra stereotipata, in realtà poi non lo è, viene fatta da tutti coloro che conducono gli incontri con gli autori, è come nasce l'idea di questo film? Ma probabilmente nasce da una specie di segreto giuramento, o promessa meglio, per essere meno enfatici, che mi ero fatto il giorno in cui con una Golf scancagnata con la marmitta Penzoloni ero partito da Livorno per andare a fare a Roma il Centro Sperimentale di Cinematografia. Era il 1984, il cinema italiano in quegli anni, a parte i grandi maestri che ancora sfornavano film bellissimi, aveva quantitativamente un grandissimo calo, no? Non è che fosse proprio una cosa come dire si va a fare, ma che mestiere faccio, quasi quasi faccio il cinema, era una cosa veramente incosciente, solo la mia totale ignoranza della questione mi fece pensare che potesse essere possibile una cosa del genere. E quel giorno che partì da Livorno la presi un po' lunga, invece di imboccare l'Aurelia feci un lungo giro con la macchina nei quartieri della mia infanzia, appunto nelle sorgenti, con la Corea, l'Ovosodo, la Guglia, tutti i rioni che sono poi il teatro di questo film, con uno struggimento speciale, perché una malinconia dolcissima che era quella del... così come una specie di addio ai monti manzoniano, e mi ripromisi guardando per l'ultima volta, pensavo, quei cortili, quei panni stesi, con quell'atmosfera un po' selvaggia di provincia plebea, operaia, quelle facce da ragazzi insolenti, spavaldi, che sono le facce della Livorno popolare. Che insomma io non è che andavo a fare il cinema perché volevo diventare ricco e famoso, ma perché volevo raccontare loro, volevo raccontare il mondo da cui venivo, e che un giorno sarei tornato lì con una troupe. La cosa era totalmente screanzata all'epoca, però è avvenuta, chissà come per i giochi del destino, e tant'è vero che quando scrivemmo con Francesco Bruni un primo soggetto che si chiamava Nato da un cane, da un modo di dire livornese, in sala vedo Fabio Vannozzi che è un livornese, che è quello che nel film terrorizza i ragazzetti col coltello, è una brava persona nella vita, ecco, sa cosa vuol dire Nato da un cane a Livorno, per, insomma, per un nomignolo che si affibbia, diciamo, una versione più gentile livornese, vedo anche Rossano Vittà, vedo un po' di livornesi. A Roma direbbero figlio della mignota, non lo so. Questo soggetto raccontava per l'appunto le vicissitudini della nascita, crescita e formazione di uno che poi sarebbe entrato in fabbrica, cioè nasceva tutto da una domanda: cosa c'è dietro nell'anima, nel destino, nelle esperienze di vita, nei dolori, nelle speranze di un ragazzo, di un giovane operaio di oggi, cioè negli anni in cui non è più affascinante carismatica la professione dell'operaio. Avevamo fatto già un film su questo tema, che era La bella vita, e quindi Copione fu scritto con una certa sveltezza, così poi lo sottoponemmo al mio maestro, al nostro maestro. Dobbiamo parlare del discorso. Ecco, poi parliamo, Scarpelli parliamo dopo. Sono tre temi, la scrittura, Scarpelli, la scena e mi ricordo che posso dire questo, che quando lo proposi alla produzione con la quale all'epoca avevo un contratto, che era la Cecchi Gori, venivo da un altro film, una commedia che si chiamava Ferri d'Agosto,
Non è che proprio trovò grandissimo entusiasmo lì per lì, perché insomma gli stavo proponendo un film senza attori protagonisti celebri, non andavano ancora di moda i film dei ragazzi con diciamo l'iperrealismo giovanile, così eravamo ancora molti anni prima delle notti, prima degli esami e dei Muccino e dei... quindi era sulla carta quello che si veniva considerato un progetto assolutamente marginale, parlato poi per l'appunto con questa specie di dialetto iperrealistico, anche se il livornese non è il sardo, insomma, però devo dire che lo vedevo con più sollievo quando andavo all'estero con i sottotitoli sotto, perché ero sicuro che tutti capissero tutto. E soprattutto, e quindi me lo fecero fare con pochi soldi, purché costasse poco, e in effetti costò pochino. Fu un'esperienza molto speciale ritornare in certi posti laddove avevo giocato a pallone, laddove avevo insomma dato o spiato i primi baci, così come succedeva a Piero. Anche se non si trattava di un progetto autobiografico, era autobiografico il mondo intorno, quel contesto, quel quartiere. La mia storia personale è diversa, il mio babbo era un carabiniere, non entrava e non usciva di galera, e la mia mamma è ancora viva, per fortuna. E mio fratello non è ritardato, è una persona in gamba. Esatto, mio fratello mi fu grande collaboratore del film, proprio perché all'epoca abitava ancora a Livorno, Carlo, e quindi non solo lavorò alla colonna sonora del film, ma a tutto il casting, dovendo cercare i ragazzi di quell'età. Lui portò tutti i suoi amici, tutti quelli che conosceva. Fu una grande sensazione di emozione e di sgomento tornare a rivivere certe atmosfere di cortili e di muretti, e anche perché succedeva che si materializzavano fantasmi del passato, cioè arrivavano compagni delle elementari o amiche, che quella appunto per la quale ero stato innamorato a 8 anni, che era una signora con 4 figlioli, così, insomma, fu una grande emozione, perché io avevo litigato con la mia città, dalla quale me ne ero andato sbattendo la porta, come tutti i provinciali quando decidono un giorno di pigliare un treno, una macchina e partirsene via. La detestavo con quell'amore segreto, con quel rapporto un po' spinoso che a volte si ha con i propri genitori, insomma. E fu per me un pochino una riconciliazione con la mia città, ritornarci con questo spirito elegiaco di celebrazione di quel mondo lì, ordinario, periferico, per nulla glamour, anzi, dove l'impresa era proprio cercare un fascino romantico in dei quartieri bruttissimi, in questa periferia senza fascino. Come Napoli, dice, a un certo punto. Magari, lì dicevamo... I cortili con la bianca lì, ecco, lì lo dice appunto il ragazzo della Livorno Sud, cioè quelli che vengono dalla Beverly Hills livornese, dall'altra Livorno. Lo spirito era questo, cioè andare lì come se fosse Napoli, Bucarest, Berlino, o anche un po', non lo dicevamo, ma in mente avevamo certo cinema inglese, specialmente nelle ambientazioni, cioè che ne so, la Glasgow proletaria di Ken Loach, così, insomma, certo, non tanto narrativamente, perché narrativamente è chiaro che il modello è il romanzo di formazione visto con gli occhi della commedia italiana, insomma. Però come, diciamo, visivamente, come tipo di cast e di ambienti, era quello a cui guardavamo, era un certo cinema appunto proletario inglese. Hai toccato tu il tema ora di commedia italiana, uno dei grandi maestri della commedia italiana è il tuo maestro, è al centro e nella vita, nei rapporti professionali, fino ad essere co-sceneggiatore del soggetto di due giovani, Francesco Bruni è tuo coetaneo, se non ricordo male. Ha 3 anni più di me, però li porta bene. Mi davo 3 anni in meno. Cioè, quindi, ecco, quindi il rapporto con la commedia italiana e la tua formazione, il rapporto con Furio Scarpelli, che non so se sia in sala Furio. Fui quasi adottato da Furio quando mi vide giungere al centro sperimentale
insomma, armato di una inconsapevolezza e di, anche di una grande ingenuità, sprovvedutissimo, ingenuo, rozzo, vestito malissimo. Non è che ora io sia granché, per carità, però mi ricordo che mi faceva notare Fulvio che portavo le giacchette lunghe fino a dopo la lunghezza delle mani, insomma. Me le tirava su, mi faceva vedere che vanno scorciate. Non mi ha insegnato solo a portare le giacchette, ma soprattutto uno sguardo verso la vita. La cosa che mi colpì, conoscendo gente come lui, o come Sullo Cecchi d'Amico, che era anche lei insegnante all'epoca al Centro Sperimentale, e poi successivamente attraverso Furio, conoscendo tutti i grandi maestri di quella stagione, Age in primo luogo, ma poi anche i registi come Ettore, come Monicelli, ma anche altri sceneggiatori come Maccari, che all'epoca ancora vivo, taciturno, silenziosissimo, fumava lunghissime sigarette, ma vivo e lucido, Vincenzoni, poi Benvenuti De Bernardi. Quello che mi appassionò di quel grande gruppo di lavoro, irripetibile forse, è che adopravano il cinematografo con lo stesso spirito con cui si fa il romanzo popolare. Insomma, a me che piaceva scrivere, io andai a fare lo sceneggiatore al Centro Sperimentale, perché mi piaceva, perché l'idea forse non era neanche fare il cinema, ma scrivere un giorno dei romanzi. Scoprì che c'era chi usava il cinema con quello stesso spirito con cui i romanzieri ne raccontavano il proprio tempo, e lo faceva appunto con, tra l'altro, con anche la modestia di non mettersi sul piedistallo per impressionare lo spettatore della propria bravura, ma con la generosità di divertire, emozionare il pubblico, e con questa attività umile e nobilissima che è narrare, alla fine quasi senza darlo troppo a vedere, hanno fatto un lavoro importantissimo e preziosissimo proprio per la formazione, io direi, dello spirito nazionale, dello spirito della nostra nazione. Se noi italiani nel mondo siamo considerati, per esempio, persone spiritose, simpatiche, creative, ironiche, io credo che lo dobbiamo in realtà a una dozzina di italiani che sono loro, perché in realtà gli italiani non sono in genere, se lei non sa chi sono io, siamo quelli boriosi, siamo fatti conoscere nel mondo per altre cose, per il fascismo, se invece nel mondo ci guardano con simpatia, io credo che sia proprio grazie in realtà a questa dotata e particolarmente brillante scuola di autori che io ho guardato con ammirazione, quindi sia nell'ambito soprattutto nel lavoro, insomma, nel lavoro di scrittura, nel lavoro della concezione di un personaggio, nell'arte di miscelare la tragedia con l'ironia, un'ironia sempre pietosa, sempre compassionevole, sempre animata da uno spirito di profonda compassione, ma ho anche ammirato e apprezzato queste persone come Furio, anche nello stile personale, diciamo, nello spirito di partecipazione, nello spirito civile, come persone, nella modestia nel proporsi nel mondo del cinema, senza appunto mettersi sul piedistallo, incoronarsi con l'alloro, ma così, sempre minimizzando, sempre sminuendosi, come fa Monicelli, il maestro in questo, insomma. Questa è un'altra cosa che mi ha conquistato, insomma, che mi ha fatto pensare, mi ha fatto un giorno da ragazzetto, appunto, venuto da Livorno, non sapevo un cazzo, mi piaceva il cinema tedesco, ma perché andava di moda in quel momento, mi piacevano, avevo visto 4-5 film della nuovo cinema tedesco, anche perché Livorno
insomma, lo sanno i due amici in sala, non è che proprio sia pieno di cineclub come città. E quindi non è che sapessi molto di quella stagione. Invece incontrando queste persone io dissi che io volevo essere come loro, cioè, mi sarebbe piaciuto assomigliare a loro, sia per come portava le giacche, Furio, ma per come guardava la vita. Il tuo lavoro di direzione degli attori in rapporto alle storie che scrivi, che dirigi? Ma a me piace lavorare sia con gli attori che lavorare con i non attori. In questo film, per esempio, ci sono un paio di attori, Nicoletta Braschi e Claudia Pandolfi, e il resto mi pare di poter dire sì, proprio totalmente privo di attori, con rispetto per Fabio Vannozzi, insomma, attore locale, comunque, insomma, senza... All'epoca non è che avessi fatto tutti questi film, vero? Ti ho lanciato. La grazia del non attore a volte mette alla prova il grande attore, me lo testimoniava Castellitto quando giravamo le scene con lui, la Bui e le due ragazzine di Caterina va in città. Lui venne a confessarmi, dice: Paolo, sono in difficoltà perché queste due ragazzine sono bravissime, sono più brave di noi, adesso è la cosa più difficile, ho recitato di tutte, facevo un elenco di nomi, di attori con cui aveva lavorato, da Gasman in poi, dice, non ho mai provato paura come in questo momento, quindi riconoscendo appunto nel non attore questa specie di grazia naturale laddove se la porti in dotazione che va insomma portata sulla pellicola in un modo quasi senza fargli rendere conto che sta girando un film, ecco. Laddove invece con l'attore è un altro gioco, che è un gioco consapevole, anche di consapevolezza vera e propria proprio del mezzo cinematografico, dov'è la macchina da presa, come lo sta riprendendo, se lo sta riprendendo in primo piano, in figura intera. Con il non attore invece il gioco è l'opposto, è quasi quello di non fargliela neanche notare, la macchina da presa, di non fargliela neanche vedere, a volte di insegnargli qualche trucchetto banale, proprio spallarsi, scandire, scavallarsi, se no il fonico si arrabbia dalle battute dell'altro. Però insomma, ecco, mi piacciono tutti e due questi giochi e mi piace spesso mescolarli, come mi è capitato un film in N, girato due anni fa a Piombino. A un certo punto, nella stessa scena, avevo Daniele Auteuil e il pescivendolo sotto casa mia, che gli urlava: te sì, Napoleone, che sei un ganzo, te vai di morto un culo a tutti. Questa cosa qui, questo mescolare, credo una cosa che non mi sono affatto inventato io, anzi credo a mia volta di averla rubata, siamo sempre lì. Dai maestri della commedia, se pensiamo al cast dei Soliti Ignoti, che mescolava per l'appunto da Mastroianni a Gasman a un cameriere, Tiberio Murgia, che mi dicono che lo avessero notato come cameriere. È così. E Capannelle, che non era certo un grande attore, un comparsone napoletano, credo, no? Doppiato in bolognese. Ovvero quel sapore di verità, quel, io credo che se uno riesce a impastare queste due cose fa un favore agli uni agli altri, cioè fa diventare attori della gente comune e dà un passaporto, un certificato di verità all'attore che gli recita accanto. Tu hai parlato che l'idea nasce da, così per poco insomma abbiamo capito, da una tua necessità di tornare, no, a Livorno, di vedere alcuni aspetti della realtà di Livorno al tuo ritorno. Sì, io trovo che proprio questo film rispecchia una realtà che non è solo livornese, ma che ci fa pensare all'Italia proprio di quei 10 anni fa, in genere.
ed è molto ben rappresentata. Trovo una domandina così stupida: il quartiere di Livorno Ovo Sodo, no? Che tu appunto dipingi, che è anche il titolo del tuo film, da dove trae il nome, da quale storia trae il nome Ovo Sodo, il quartiere di Livorno? Dai colori del gozzo che partecipa al Palio Marinaro d'estate, che è bianco e giallo. In realtà il quartiere è Benci Centro, ma è un piccolo falso, perché i livornesi presenti in sala possono testimoniare che il film non è girato nell'Ovo Sodo. L'Ovo Sodo è un quartiere centrale, quello dei Fossi, però aveva il nomignolo, ci piaceva. Abbiamo raccontato che il ragazzo era nato in via della Coroncina, Rione Ovo Sodo, perché ci piaceva il nome, cioè ci dava a pensare a sta cosa tosta, Ovo Tosto si dice a Roma, no? Però soffice, allo stesso tempo, se la premi, come era un po' lo spirito di spavalderia del ragazzo plebeo, no? Che sembra brusco, ruvido, in realtà è tenerone, pieno di mollezze e anche di fragilità. Ecco. Ah, quindi c'è proprio un senso. C'era questo doppio senso qui, e poi perché ci ha dato il destro per quella così battuta della voce del narrante finale, diventava un po' il simbolo delle illusioni perdute, del magone delle speranze di gioventù. Ah no, bello, molto bello così, l'aforisma, diciamo. Ecco. Stavo dicendo, con molta abilità, Benjiti, sei riuscito a rappresentare appunto quel momento particolare, quel momento storico particolare del nostro paese, con tutto quello che comportava allora la vita dei giovani, le loro capigliature, la loro maniera di parlare, la loro maniera di essere insieme, i locali che frequentavano, quel po' di droga che circolava, quella delusione nel mondo del lavoro dai giovani, perché anche lui poi in realtà arriva al lavoro quasi per una raccomandazione, anzi senz'altro per una raccomandazione. Quindi No, assolutamente, per una raccomandazione. Sì, d'accordo. No, perché lo spiega bene, perché le liste del collocamento sono come l'hit parade della Scarogna. Comunque, voglio dire, è un mondo che ha rappresentato molto. Tu l'hai fatto questo film anche con questo tipo di partenza, con questo tipo di coscienza, perché trovo veramente che c'è una grande sensibilità a tutta questa problematica di allora. Guarda, il film in realtà è girato nel 97, però partiva retrodatato per finire nel 97. Sicuramente è influenzato dal clima di quegli anni il desiderio di fare un film così. Voglio ricordare che, anche perché inevitabilmente, devo dirlo, credo per molti colleghi valga questo discorso, per me lo vale senz'altro, i film che si fanno sono molto legati a esigenze anche politiche del momento storico che stai vivendo. Sicuramente Ferie d'Agosto era proprio il film scaturito dalla vittoria elettorale inaspettata di questa nuova destra, quella che aveva fatto sorridere di sufficienza molti di noi quando erano scesa in nella discesa in campo con le canzoncine, Facilone, poi invece inaspettatamente aveva vinto le elezioni e sconfitto la gioiosa macchina da guerra di Occhetto, e invece sicuramente il 97 c'era l'aria dell'Italia dell'Ulivo, ovvero me lo dissi anche questo, cioè c'era nel 96 c'erano state le elezioni, aveva vinto Prodi, c'era come un desiderio di riconciliazione, un desiderio di riconciliazione con le ragioni profonde della nostra gente, della nostra storia. Era un film quindi meno sarcastico di Ferie d'Agosto, ma più dolce, più affettuoso, più tenero. Sicuramente prodotto da quel clima lì, dal fatto che c'era Prodi e Veltroni al governo, insomma, che uno si sentiva. Io l'ho sempre vissuto, non è che mi senta un regista militante, neanche penso che i film siano dei volantini, però i film nascono proprio, cioè una del,
una delle tante, ma forse una delle principali ragioni per cui si fanno i film è anche un pochino questo, proprio l'intervento, l'utilità, la categoria zavattiniana dell'utile, no? Il poetico viene da sé l'utile, bisogna volerlo. E ci sembrava che fosse utile in quel momento, come si dice, raccontare, dare voce a certe persone, a certe storie, che fosse la migliore maniera per fare un servizio ai tanti ragazzi che facevano anche, per quello l'idea, quando ti dico, nasce tutto da vedere cosa c'è dietro un giovane ragazzo che oggi fa l'operaio. L'immagine finale del film era l'immagine iniziale della costruzione di questa storia. Cioè, noi raccontiamo un film, una storia, dove alla fine c'è un ragazzo che si perde tra i tanti. È un'immagine con la quale finiscono altri film che ho molto amato. Rieccoci, un altro di Monicelli come i compagni, finisce con un'immagine con un ragazzino che entra in fabbrica insieme a tanti altri. E quindi secondo me il fatto che in quel momento fosse, per il momento ci fosse il desiderio di mettere tra parentesi le risse distruttive che avevano caratterizzato quei 2 anni, per me che sono di sinistra, terribili, che fu appunto la brevissima esperienza dove in televisione si urlavano le peggio cose, mi ricordo, così come avevamo messo in scena nella discussione di Ferie d'Agosto, voleva la sinistra, nei 20 anni rimane il governo del consociativismo, c'erano personaggi che adesso sono scomparsi, che, un sondaggista, Pilo, come si chiama? Altri sono rimasti. E quindi questo film invece nasceva dal desiderio di riconciliazione con la gente, con l'Italia, come anche un gesto di gratitudine, grazie che ci avete fatto vincere le elezioni. Prima di ripassare il sola, a proposito della condizione operaria e di questa scena di grande poesia, a mio parere molto bella, del di Edoardo Gavrillini, l'operaio Piero Paolo, come direbbe la sua ipotetica fidanzata, Piero, che racconta il libro che ha lì, La ragazza di Bubek, cioè un altro di romanzi. Cioè, questa idea qui, che è probabilmente non realistica da un punto di vista del realismo, sì, di vero. Fabbrica, del lavoro di fabbrica. È vero, un po' elegiaca, insomma. Sì. È una delle cose che piacque di più a Furio, infatti. Lo zampino di Furio in questo film fu molto importante. Il suo lavoro fu, come sempre, gli portai da leggere il copione che stavo scrivendo, o il trattamento, il copione proprio, non gli feci leggere il trattamento, gli portai una prima stesura del copione, e lui manifestò stranamente un grande entusiasmo, perché il suo entusiasmo lui lo manifesta a volte incazzandosi e maltrattando, quindi invece in quella circostanza fu particolarmente incoraggiante, e, dicendomi delle cose, diceva, pure mi stai dicendo delle cose bellissime, perché non, scusa, abbiamo fatto una prima buttata, facciamo una seconda stesura insieme, vedremo, c'è un sacco di cose da fare, però vediamo. Sta di fatto che però lui su quel copione ci passò con la matita sopra, scrivendo un sacco di battute, tagliando delle cose, aggiungendone altre. Credo per esempio che sia sua la voce off finale, quella del Dovo Sodo che non va né in su né in giù, insieme a molte altre. La cosa del racconto di Ragazza di Bube è in realtà ispirata a una cosa che era successa realmente al mio giovane fratello Carlo, che dopo un periodo di infelice esperienza al liceo era finito in una fabbrica chimica, la Laviosa, lo dico per i livornesi in sala, e lavorava appunto a una cosa terribile, in mezzo agli scarichi tossici, così, però per rallegrare per così le giornate, così gli chiedevano notizie, gli chiedevano ma cos'è quel libro che c'è, una cosa, e gli raccontava la trama di questo libro, magari erano, adesso non so che libri fossero in quel caso, noi ci piaceva l'idea che tutte le letture, i sogni,
i sogni di studente, così non fosse stato tutto vano e che fosse, diventasse utile narrare La ragazza di Bube o Grandi speranze, che è l'altro racconto che viene fatto, come una telenovela, come una vicenda. Tra l'altro Grandi speranze, meglio, l'opera di Dickens è un altro serbatoio che non ho fatica a riconoscere di aver saccheggiato tante cose. L'esordio del narratore di Dio Sodo è preso pari pari dalle prime 10 righe del Davide Copperfield. Vengo al mondo allo scoccare della mezzanotte, proprio pari pari, le prime 10 righe, quindi, però non se n'è accorto nessuno, l'ho dovuto dire io. Proprio neanche cambiando le parole, proprio le stesse parole, quindi era proprio un omaggio evidente, no? Se ne accorse Jane Campion, che mi sussurrò: ma è The Copperfield o Great Expectations il film? Vedi che c'è qualcosa di Grandi speranze e qualcosa di Davide Copperfield. Lei che evidentemente la cultura anglosassone e di Grandi speranze per l'appunto aveva questa specie di destino. Non c'era una signora Havisham, c'era una professoressa, ecco, a guidare da lontano i figli del destino del nostro Pip. Così. Film come questo ci fanno capire che c'è una distinzione che è esclusivamente italiana tra cinema cosiddetto serio e cinema di commedia. Cioè, io francamente non riesco più a vedere questa distinzione, perché se un cinema come questo film di Paolo si occupa della nostra realtà, che se ne occupi in maniera seria, seriosa, perché a questo punto bisogna usare anche questo aggettivo, o in maniera divertente, è solo una scelta di linguaggio, e non può essere, cioè quando tu dicevi, Felice, che a Venezia stranamente era stato dato un premio a un film che era una commedia. Non stranamente, è stato il commento di molti commenti. Sì, no, però. Infatti, quello non è quello. Il no, stavo per non il premio, ma l'inserimento nel programma del concorso. Stavo per dire proprio questa cosa. Cioè, tu hai detto stranamente era stato dato. Io ti volevo appunto dire che lo stranamente era per un tipo di critica, diciamo, come lo vogliamo chiamare, pigra, che trova molto più semplice tagliare con l'accetta, con una sorta di manicheismo veramente molto molto datato, mentre invece io ritengo che oggi non esista più il cinema d'impegno come una volta, come Le mani sulla città, e il cinema di evasione come erano i film di Totò. Oggi esiste un cinema che sta convergendo verso una, e questo il cinema italiano lo fa, quindi stiamo attenti quando diciamo che è morto, sta convergendo verso una commistione di modi di affrontare la realtà, che poi è anche uno specchio di questa società, perché è chiaro che nell'immediato dopoguerra, quando l'Italia usciva dalle macerie di una guerra e quando la tragedia era nell'animo di tutti, se facevi un film dovevi essere tragico. Sto anche io tagliando con l'accetta per capirci, mentre invece oggi ci sono molte più possibilità. Detto questo, volevo chiederti una cosa. Io ho sempre avuto una ritrosia verso i film nei quali c'è la voce narrante che spiega tutto. Quindi non ti piace Bergman, non ti piace... No, aspetta. Ti piace Kusturica, non ti piace... No. Martin Scorsese. Ti perdi tanta roba. Sì, mi perdo tanta... No, ma scusa, volevo proprio...
cioè la voce narrante germi era, sì, ma certo, no, dico, ho una, quando la voce narrante serve per evitare, era un complimento che ti sì, sì, no, ma, no, no, ma, ma stiamo fatti sì, ma certo, no, quando la voce narrante è un po' il refugium peccatorum, quando non si risolve una scena, un nodo drammatico, facendo parlare, mettendo in bocca agli attori quello che l'autore o gli autori vogliono dire, ma si ricorre al... E invece, volevo proprio dirti, in questo film è usata nella maniera... La domanda che volevo farti, siccome mi sembra una cosa proprio di Furio Scarpelli, c'è entrato la voce narrante perché è una sua cifra. A lui piace tanto scrivere la voce. Avevo appena detto che infatti lo Zampino di Furio è stato su molte delle voci narranti, infatti, di questo film, esattamente. Proprio. A me piace molto, piace da spettatore proprio. Sarà che alcuni dei miei film preferiti hanno la voce narrante, sia quella del protagonista che narra se stesso, sia quella extra diegetica narrata in terza persona, come un americano a Roma, per esempio, ma senza parlare di esempi solo altissimi, anche quelli bassi, comici, no? Un americano a Roma che è narrato... Vedi che pure tu dici bassi, comici. Bassi in un modo sublime, secondo me. E a proposito della prima parte del tuo discorso, ti devo dire che non è una cosa di questi anni, la commistione, anzi, no, è sempre stato forse così, anzi, se c'è qualcosa che forse va rivisto totalmente, anche nel riguardarci indietro, è che il comico, il dramma nei grandi hanno sempre convissuto. Anche Dickens, mi dicono, all'epoca fu considerato dai critici qualcosa di corrivo, di popolaresco, in un senso infimo, proprio perché era anche divertente, perché era comico, oltre che tragico. L'accoglienza da Lo Sceicco Bianco da parte dei critici italiani a Venezia, distrutto. Invece poi è saltato da se stesso. Io spero che questa cosa sia superata, in realtà certo tic ci sarà ancora, è vero? Piccolo. Esatto. Questo tic ci sarà, probabilmente perdura ancora nel dividere. Invece personalmente credo che questa cosa, chiunque pratichi questo lavoro lo sa bene, che non si distinguono comico e tragico, sono la stessa cosa, una cosa nutre l'altra. Abbiamo sdoganato i fascisti. Sono un tutt'uno, sono la stessa cosa. Forse è addirittura impossibile farli marciare separatamente, pena lo scemo o il melenzo. Invece per quanto riguarda la questione del narratore, non lo so, io sento che per esempio forse perché ho una passione da lettore, mi fa sentire dentro un'atmosfera romanzesca, mi fa sentire una musicalità da romanzo narrato, anche laddove esata in maniera esasperata. Per esempio Alfredo di Germi, che è un piccolo capolavoro secondo me, su un ritrattino di un piccolo borghese di Ascoli, alle prese con questioni sentimentali più grandi di lui, tormenti interiori, il fatto che sia narrato con quella voce monologante che addirittura si sovrappone ai dialoghi, addirittura vedi due personaggi che si incontrano, che parlano, e lui mi disse: come stai? Io gli risposi: sto bene, dice la voce narrante. Potrebbe benissimo abbassare al mix la voce, far sentire la... È chiaro che questa scelta era per dargli un tipo di musicalità che aveva risultato come effetto in quel caso questo narratore, questo Dustin Hoffman, o la voce di, non so se era Ferruccio Amendola che lo doppiava, il giovane Hoffman, forse, perché era giovanissimo all'epoca Hoffman, era in qualche modo, lo faceva assomigliare a una specie di monologo joyciano, cioè dove si entrava dentro la testa di questa persona, dentro le sue ossessioni, infatti si visualizzavano anche degli incubi, no? Altrimenti c'è il narratore usato pacatamente,
vorrei dire, la maniera della famiglia di scuola, dove senti che è più un'impaginazione quasi musicale, un andamento, un ritmo, un senso del passato, della memoria. Altrimenti c'è il narratore usato in maniera modernissima da Boyle in Trainspotting, dove non è che si narra ciò che è utile far sapere allo spettatore, ma si narra ciò che c'ha nella testa il personaggio, che uno potrebbe anche tranquillamente ignorare, non riferire. Sono brutte le voci narranti quando tappano dei buchi, quando vengono usati come un utensile, ma altrimenti sono un pennello potentissimo per dare un'atmosfera, un colore, una luce anche, una musicalità. Così. Io mi sono innamorato della voce fuori campo, appunto, un po' per genio, un po' anche per quel delizioso capolavoro che era Papà in viaggio d'affari, in cui anche lì credo di aver rubacchiato qualcosa. Lì il giovane sonnambulo di Sarajevo, Malik, mentre osservava quella ragazza, che non ricordo il nome, emofilia, quella che perdeva sangue dal naso, mentre la guardava stordito, dice a un certo punto la sua voce: mi sono innamorato il giorno 1900, da una data, e riferisce questa data con la vittoria del campionato della Dinamo Belgrado, sono due squadre di calcio, e credo di avergli rubacchiato lì questa cosa, quando per la prima volta Piero vede l'oggetto del desiderio di tanti uomini, insomma, vede lei, l'origine di tutto, guarda in macchina con gli occhi sgranati e dice: sono esattamente le 3 del pomeriggio del 12 luglio, data fatidica perché l'Italia vince i mondiali. Colleghiamo, è una maniera scherzosa di collegare storia piccola con la storia grande, insomma, in quel caso non era la storia piccola così del commentatore radiofonico gay sulla terrazza con la Loren legata alla grande storia della venuta di Hitler a Roma, era la scoperta della topa di un ragazzo di Livorno collegata al grande evento nazionale dopo il Risorgimento, che era Pertini che esultava al Santiago Bernabeu, insomma, una giornata storica per il paese, e lo fu anche per quel ragazzetto che scoprì così. Lo ridico un'altra volta perché è una parola di Livorese che mi piace, la topa. Altre domande? Sì, intanto vabbè, una piccola così chiosa a quello che diceva Nino Russo, voglio dire, da Chaplin in poi la comicità e il dramma vanno proprio non solo a braccetto, ma proprio l'altra faccia di una stessa medaglia, non esisterebbe comicità senza il dramma. E anche la scelta appunto di aver associato la proiezione di Amidei con Ovo Sodo nasce anche da questo, perché una delle grandezze di Amidei, nella fattispecie più che di Zavattini, fu proprio quella di portare il neorealismo drammatico, quindi di Chuchat, di Paysat, di Roma città aperta, a invece un neorealismo cosiddetto comico, più leggero, che appunto parlasse, poi come dice la professoressa di Ovo Sodo, dice che unisse la poeticità e la narrazione a invece al realismo e alla crudezza di una realtà che poi è Dickens, che poi è Verga, che poi insomma c'è tutto questo. Quindi, insomma, sì, non è... questo piccolo film un po' così dei Cecchi, prodotto da Cecchi Gori, era pieno di enunciati estetici. Esattamente. Me l'hai ricordato un altro. Sì, però invece è una grande dote, perché poi questo ci arriva oggi, cioè c'è comunque uno spessore che si porta dietro questo, c'è un impegno, tu dici non sei un regista impegnato, ma invece c'è un grandissimo impegno civile, sociale, politico, sia nell'atmosfera che riporti e sia proprio nel tema scelto, per cui sei partito da un ragazzo che purtroppo dovrà chiudersi in fabbrica, però lo fa con, a parte l'Ovo Sodo nello stomaco, con una speranza in più. Però no, la domanda che ti volevo fare invece era, ho visto pieno di citazioni molto precise, Fellini, 2 o 3, Scola, Monicelli, allora ti volevo dire, tu così quando hai citato un cinema a cui ti eri ispirato hai parlato di Loach, e anche questo si sente, però io vedendolo, e poi lo vedrai anche tu vedendo il ritratto di Amidei, ho sentito molto più la derivazione proprio dai nonni,
quindi da De Sica, da Zavattini, da Amidei, cioè è proprio nipote se non figlio, adesso forse anche grazie alla mano di Furio, ma invece penso proprio che lo sia tu geneticamente proprio nipote di quella commedia lì. E allora non l'hai citati, però sono venuti fuori. Allora volevo sapere invece quelle citazioni che io ho visto molto precise, se sono state consapevoli. No, alcune sono proprio molto consapevoli, come Dickens era dichiarato, altri non sono citazioni ma sono furti proprio, no? Ispirazioni, non saprei dire come, ispirazioni. Te cosa ti riferisci in particolare? Perdonate, sono 10 anni che non vedo questo film. Non è che ma non l'hai rivisto per Fellini, la tabaccaia. La tabaccaia di Fellini, sì, sì. Cioè, è preciso, sì, non sì, è stato casuale. Sì, però più che un omaggio felliniano è un omaggio al fatto che noi ragazzi, o perlomeno a me, avevamo proprio la grande passione per una lattaia con le grandi mammelle, e Fellini ci ha semmai dato il modo di narrarlo. Però già l'aveva narrato lui, appunto ti chiedevo, era stata una scelta precisa, adesso qua cito questo, cito quest'altro, la pizzeria di dramma della gelosia, cioè ci sono state proprio dei momenti che mi sono sempre Monicelli con i compagni. La pizzeria di dramma della gelosia. Alcune cose sono inconsapevoli. Ecco, aiutami chiedo, a ritrovarla. Perché siccome ne ho viste moltissime, però ho visto anche non c'è anche il pizzaiolo che dà la forma di cuore. Però, no. Però c'è proprio un'aria, appunto, che credo che derivi esattamente da quello che dicevi tu, cioè la spinta a pensare a un mondo migliore, cioè questa cosa di migliorare comunque i personaggi. Sia pure scamazzati e bastonati dalla realtà, però con, cioè, ne ho trovati tanti. Sperando allora di celebrarli e dargli un, come si dice, intanto una valenza narrativa. Un'anima da personaggio, cioè, da romanzo, no? Infatti, è questo poi diventa particolarmente affascinante se lo fai con la gente ordinaria, con la gente comune, insomma. Che insomma, con il principe di Homburg, ma con appunto un ragazzo dalla vita apparentemente qualsiasi. Citare le inquadrature, se lo faccio, lo faccio per impudenza, ma anche proprio per così. Imprinting. No, perché ecco come si fa, si pigliano strumenti del mestiere, io le prendo pari pari, anche veramente in maniera abbastanza sfacciata, senza pormi il problema, l'ha già fatto lui, meglio, mi dico. Però poi il tuo maestro Furio Scarpelli che dice, la prima regola è quella del chitarrella. Guardare le carte dell'avversario, esatto, copiare, rubare dai meglio, naturalmente. Cioè, basta scegliersi bene i furti, la refurtiva, ecco, bisogna stare attenti a non rubare le cose sbagliate. Allora, una domanda, stereotipata la prima, come nasce l'idea l'ultima, in questo percorso, il tuo percorso professionale ora e le cose che hai in cantiere per il pubblico che non sa che cosa stai. Siamo le solite, una ragazza, provinciale, ti giuro. Livorno. Non è livornese, è una ragazza provinciale, ma sì, l'ho trovata siciliana. Se la trovavo livornese la sceglievo livornese, non l'ho trovata di Livorno, ho presa di Palermo. La ragazza, in questo caso laureata in filosofia, che dopo la laurea finisce, dopo una serie di porte in faccia, dopo vari tentativi per diventare nel mondo accademico o di trovare lavoro, insomma, un lavoro appropriato al suo eccellente corso di studi, finisce nell'inferno della sottoccupazione a lavorare in un call center come precaria. E raccontiamo con gli occhi di questa ragazza l'avventura in questo mondo, con uno sguardo senza pregiudizi, uno sguardo per l'appunto di una ragazza che non ha, che è anche disponibile e curiosa, è uno sguardo anche benevolente all'inizio. All'inizio si diverte anche, prima di scoprire che questo mondo un po' sognante, tipo villaggio vacanze, dove si fanno le danze motivazionali, ci si fanno gli applausi, si cantano i jingle aziendali e si idolatrano le telefoniste del mese, ecco, questo mondo sognante invece si rivela per quello che è in realtà, cioè un incubo. Così, sto completando il montaggio, spero che sia pronto per marzo. Allora,
Sì. Volevo sapere il tuo rapporto con il produttore Cecchi Gori, anche perché credo qualche anno dopo hai avuto problemi di disavventura. Dovresti domandare a lui, dovresti domandare, ecco, a quel signore che è appena arrivato. quel che ne so, all'epoca Vittorio era nella piena ascesa di politico-mediatica, e chi si occupava dei film era Rita Rusic. Io avevo a che fare, Rita e Lierca, sì, e quindi avevo a che fare con Rita. Vittorio era quel personaggio un po' inarrivabile che ogni tanto passava urlando, comprando calciatori o facendo scenate di gelosia alla sua moglie. Ora è ancora più inarrivabile. Ecco, litigando con la gente di Battistuta. Io devo dire una cosa però, al di là del colore, del pittoresco e così, io rimpiango molto il fatto che non ci sia più in Italia una major commerciale, però anche autoriale, dal momento che insomma produceva un cinema a 360 gradi, che andava dalle commediacce che scriveva questo signore qui ai film di Gianni Amelio, insomma, o di Marco Tullio Giordana. È un grande peccato, una grande perdita per il nostro cinema, perché era uno dei pochi produttori veramente indipendenti dai network televisivi. Bisogna dirlo. Da un monopolio. Venendo meno Cecchi Gori, il nostro cinema si è molto, molto impoverito. Con tutto che, insomma, che era anche molto stronzo a volte, insomma, però rispettoso delle questioni, insomma, estetiche e anche politiche, voglio dire, non mi pare abbia mai... Oddio, io non è che abbia fatto dei film pericolosi per il sistema, o perché gli facessero perdere il seggio del Senato, però laico, mi pare, un produttore molto laico. Sì, senti, un'altra domanda sull'ultimo tuo film, questo, senza che ci sveli il finale, però quest'incubo, quello che dicevi prima, cioè Ovo Sodo comunque finisce con un ringraziamento agli elettori dell'Ulivo, questo qui come finisce? Beh sì, da molte, metaforicamente, però con quel sentimento, sì, di riconciliazione, quello che c'è. No, quel film lì, questo no, questo c'ha un'anima molto amara, un po' simile, persino... Non saprei dire, però mi sembra di poter dire che lo sguardo verso la società italiana mi porti come inevitabilmente a scovare qualcosa di sinistro, ecco, qualcosa di sinistro e qualcosa anche di apocalittico forse. Però non è un film di piagnistei, è un tentativo, è come sempre quello di far passare due ore divertenti allo spettatore, però con un sentimento forse un pochino più tragico, per la perdita della memoria soprattutto da parte di tanti ragazzi di quelle che sono state il patrimonio fondamentale della nostra civiltà, che sono i diritti. Shh.